punto conclusivo, appunto Brianson Vecchia, a quel punto mancheranno 200 metri, si svolterà da prima a sinistra, poi a destra, poi gli ultimi 100 metri in pianura. Ritardo di Piepoli 1.35, ritardo di Gonciar a 3 primi e 5 secondi. In ultima posizione Buenaora, in penultima Simoni, poi c'è la maglia rosa di Casagrande, davanti a lui c'è Tonkov e poi il tandem della Mercatone, vale dire Garzelli con il ritrovato Pantani. Una giornata importantissima, ecco qua il forte di Brianson, opera del Vauban. 1.35 ritardo di Piepoli. Siamo ancora nel tratto in discesa, è la città più alta d'Europa, Brianson, così viene reclamizzata dai numerosi cartelli pubblicitari, quota 1.327, la città più alta d'Europa. Brianson, un altro cartello dice, una città dove splende il sole per 300 giorni all'anno. E oggi è uno di quelli, bellissima giornata, ci sono 25 gradi, giornata splendida. Adesso c'è al comando Stefano Garzelli, Tonkov in seconda posizione, siamo ormai in vista dell'arrivo, ancora 2 chilometri, anche meno. E Cepe, Gonzales e Rubiera sono precipitati a 2 primi e 25 secondi. Eccoci nel centro storico di Brianson. In fondo, là in fondo si svolterà a destra e cominceranno gli ultimi 1400 metri, la salita finale. Ancora Lanfranchi, ecco che inizia lo strappo finale, scatta ancora Lanfranchi, ha sufficienti energie per difendersi, ecco, 1 chilometro e 300 metri, ce la fa? Penso di sì, adesso ci sono 500 metri in asfalto, poi si svolterà a destra e lì comincerà il tratto più impegnativo in pavé nella città vecchia. Gli inseguitori Simoni, poi in seconda posizione c'è Pantani, in terza c'è Garzelli, poi la maglia rosa. Incomincia a farsi sentire la fatica, però reagisce ancora molto bene il bergamasco, che ormai al limite dell'ultimo chilometro, ecco che scatta anche Pantani, scatta Pantani, potrebbe, vediamo che però Simoni è pronto a rintuzzare l'attacco del pirata. La situazione, Lanfranchi al comando, mentre dal gruppo esce con uno scatto secco imperioso che ci riporta ai tempi belli del pirata. In seconda posizione c'è Pantani, mentre logicamente si è appesantita l'azione di Lanfranchi, ecco che Tonkov esce, si porta all'inseguimento di Pantani, Tonkov marca stretto Pantani, ritrovato anche il russo oggi, poi c'è Garzelli in terza posizione, ritorniamo su Lanfranchi e Pantani naturalmente marca stretto Garzelli, poi accanto alla maglia rosa c'è Buenaora che sta partendo, scatto del colombiano. Scatto Buenaora, poi c'è Tonkov che si porta nella scia di Buenaora, mentre in penultima posizione vedete Simoni, in ultima c'è Pantani. Ritorniamo sul battistrada, veramente un ultimo chilometro di grande sofferenza per il bergamasco. C'è Tonkov che cerca di frenare l'inseguimento. Ecco che Lanfranchi entra nel centro storico con, ecco che riparte Garzelli, scatto di Pantani, ancora Pantani al contrattacco. Pantani che così può fare secondo, ormai è troppo lontano, Lanfranchi ha preso un po' fiato in quel tratto quando la strada entra nella città vecchia, tra un po', ecco, si svolta a sinistra e comincia il tratto più impegnativo in pavé. Ed eccoci con Lanfranchi, al cui inseguimento è partito per l'ennesima volta Pantani. Ecco lo strappo finale, uno strappo finale in pavé. Ecco il direttore del Giro Castellano che si preoccupa che la folla che applaude entusiasta l'azione di Lanfranchi, ma anche il recupero di Pantani, grande folla come in tutte le tappe di questo giro. Allora Lanfranchi lanciato verso un meritato successo, eccoci nella seicentesca fortezza, nel centro storico Lanfranchi. Pantani ha un centinaio di metri di vantaggio nei confronti del gruppetto Maglia Rosa, Pantani che entra adesso nella città vecchia.
un minuto il vantaggio di Lanfranchi. Lanfranchi che si volta, ormai sta per uscire dal percorso cittadino per immettersi sul rettilineo finale. Lanfranchi che ha superato la targa che ricorda le tre vittorie di Gino Bartali nel Tour de France qui a Briançon. Lanfranchi, meritatissima vittoria, una vittoria di un ragazzo, di un gregario che sa sacrificarsi, ha avuto oggi l'opportunità di fare la sua corsa, non ha fallito il bersaglio e va a vincere meritatamente la tappa, mentre ecco il pirata che scatta ancora, la folla impazzisce nel rivedere il proprio Beniamino ed eccoci con Casagrande. Grandiosa la prova della maglia rosa che si è difesa dagli attacchi degli uomini della Mapei e della Mercatone. Allora Lanfranchi, mi sembra la prima importante vittoria per il corridore bergamasco, mentre ecco che sta arrivando Pantani, vedete il ritardo, 5 ore e mezzo il tempo impiegato sino a questo momento. Scatta ancora Pantani, ecco Pantani, e Pantani si piazza al secondo posto sulle strade che lo videro trionfare al Tour de France. Ecco Pantani ed ecco lo sprint per il terzo posto dell'ordine, Simoni, poi la maglia rosa e poi Garzelli. Simoni ha portato via 4 secondi, poi ecco che arriva Tonkov ed ecco che arriva Buonaora. Gran bella tappa, una bellissima gran bella tappa. Tanto vediamo Noè che sta per cominciare il tratto finale. Tonkov è riuscito a rimediare pochi secondi il suo distacco, Lanfranchi ne ha approfittato essendo più lontano in classifica, i primi tre si sono marcati, ma oggi abbiamo visto un grande Marco Pantani, veramente. Vediamo Lanfranchi già nella zona riservata al vincitore.